Una barriera senza soluzione di continuità, dalla Bambinopoli per 850 metri verso sud per proteggere quello che resta della spiaggia e per superare, si spera in maniera indenne, la stagione invernale. È bastata una mareggiata, nemmeno tanto pronunciata, per mettere a nudo nuovamente lo scenario decisamente delicato del litorale nord di Alba Adriatica. E ora si corre ai ripari per cercare di salvare il salvabile. La soluzione, peraltro prospettata in precedenza, prevede la collocazione di una serie di blocchi di cemento sulla battigia, serve una specifica deroga regionale, per oltre 800 metri, in pratica fino alla concessione Walchichi. È veramente deprimente qui da noi. Fino all'anno scorso, insomma, diciamo che l'erosione era fino al Babbicci. Quest'anno, dopo la spiaggia alimentazione, che se si può chiamare spiaggia alimentazione perché non c'è più nulla di quella spiaggia messa nel mese di maggio, l'erosione continua ad avanzare terribilmente e in effetti fino al Walchichi, insomma, è una situazione veramente deprimente vedere questo lungomare. L'acqua sta a ridosso della Primula, a ridosso del Cocolò, che è a ridosso del Walchichi. E quindi insieme ad Alberto ci ha consigliato di fare, se l'ufficio tecnico faceva un progetto, dove volevamo mettere dei massi a protezione delle spiagge libere, e una seconda massicciata a protezione degli stabilimenti balneari, perché gli stabilimenti balneari devono pensare loro a mettere la protezione dei massi. Noi per circa 850 metri dovremmo mettere questi massi da un metro per un metro in cemento in diagonale, in modo che ci protegge pure tutte le spiagge libere e fa una doppia protezione presso.